Bene, prendiamo la correzione della verifica su modo uniforme. Le prime erano domande su concetti generali. Prima domanda è cosa si intende per legge oraria. La legge oraria è la relazione che lega posizione e tempo in un moto qualsiasi. Anche un oggetto fermo ha la sua legge oraria, è una rete orizzontale. La relazione, non il rapporto, perché il rapporto significa divisione. La relazione o il legame tra posizione e tempo. Cioè la legge in base alla quale a un certo istante tu sai dov'è l'oggetto. Domanda numero due, che cos'è la traiettoria di un moto? La traiettoria in un moto è l'insieme di tutte le posizioni occupate dall'oggetto in moto. È un oggetto geometrico, è il percorso seguito durante il moto, quella è la traiettoria. Okay. In quale caso, terza domanda, in quale caso si dice che un corpo si muove di moto rettilineo o uniforme? Qui le domande in realtà sono due. Il moto è rettilineo se la traiettoria è parte di una retta. Rettilineo. Uniforme se la velocità è costante. Molto uniforme se la rapidità che cambia la posizione, cioè la velocità, è sempre la stessa. Ditemi se ci sono obiezioni, se non è chiara la risposta. 4, beh, il 4 stava di completare delle espressioni relative al moto uniforme. La legge oraria è x è x con 0 più b per b meno di 0, punto iniziale più velocità per tempo trascorso. E la velocità è lo spostamento, il cambiamento di posizione più diviso l'intervallo di tempo. Ok? Domanda numero 5. Per descrivere il moto di un corpo costruiamo un grafico avente il tempo in ascissa e la posizione in ordinata. Che tipo di grafico otteniamo se il moto è uniforme? Beh, viene da qua. La legge oraria è questa. Se ho la posizione in ordinata e il tempo in ascissa, abbiamo appena visto in geometria analitica che questo tipo di equazione, dove l'ordinata è la x e l'ascissa è la t, è una retta, perché l'equazione è di primo grado. Ottengo una retta. Ok? Dopodiché domanda numero 6. Mi veniva data la seguente legge oraria. Tempo t in secondi, posizione n in metri. A 0 secondi la posizione è di 3 metri, a 1 secondo è di 5 metri, a 2 secondi è di 7 metri. Che tipo di moto è? Per analizzare il tipo di moto, oddio, siccome abbiamo fatto solo il moto uniforme, non può che essere un moto uniforme. Ma a parte questo, calcolo la velocità per scelte di intervalli di tempo diverse. Non me ne basta una, me ne servono almeno due. Ad esempio, quando il mio cronometro passa da 0 a 1 secondo, lo spostamento delta x è 5 meno 3 metri, 2 metri, e delta t è di 1 meno 0 secondi, cioè di 1 secondo. Quindi la velocità è di 2 metri su 1 secondo, 2 metri per secondo. Quando il mio cronometro passa da 1 a 2 secondi, lo spostamento delta x vale 5 meno 7 metri, 2 metri, in delta t che vale 2 meno 1 secondi, 1 secondo di nuovo, 2 metri al secondo. Posso fare anche un terzo calcolo, da 0 a 2 secondi, il delta x vale 5 meno 3, 4 metri, e delta t vale
2 meno 0 secondi, 2 secondi. Quindi V è 4 metri fratto 2 secondi, 2 metri al secondo. Quindi V è costante e vale 2 metri al secondo. Questa era la risposta. Ok? Perché? Perché la velocità comunque io la calcoli, quindi è sempre lo stesso valore. Oppure se preferite un'altra risposta, anzi, un'altra ottima risposta, sarebbe stato, con i quadretti viene facile, si metteva in grafico questi tre punti e si verificava che stanno su una retta. E poi calcoli eventualmente la V, ma quella volta puoi calcolare una volta sola, perché se stanno su una retta i punti sono allineati, due punti lo sono sempre, tre punti no. Se verifico che sono allineati, il moto è uniforme, perché danno come grafico del raggio orario una retta. È tutto chiaro? Questo rispondeva alla domanda 6. La domanda 7 chiede, posso andare via se devo fermarmi, se no mi vado avanti. Dice un'automobile percorre, il numero 7, percorre una distanza totale di 200 km percorso complessivo o totale, suddiviso nei tre seguenti tratti. Allora, nella prima mezz'ora percorre 80 km, poi per 20 minuti sta fermo 0 km. Nella successiva ora, 40 km. Poi altri 10 minuti di sosta, 0 km. E infine gli ultimi 80 km nella restante un'altra ora. Che tipo di moto è? E quant'è la velocità media? Beh, la seconda, prima domanda, che tipo di moto è? Quella più facile, perché nella prima mezz'ora lo spostamento è di 80 km, il tempo è di mezz'ora, la velocità nel primo tratto è 80 km diviso mezz'ora, 160 km orari. Spostamento diviso tempo impiegato. Nei successivi 20 minuti la velocità è zero, perché non si sposta. Basta questo a dire che il moto è vario, non è un moto uniforme, perché la velocità cambia. Non si tratta di un moto uniforme. Okay. Basta questo per dire che non è un moto uniforme. Qual è la velocità media? Non servono fare altri calcoli, perché la velocità media non è in generale la media delle velocità. La velocità media è l'intero percorso diviso quanto tempo ci ho messo per percorrerlo. Quindi la velocità media totale vale 200 km, il percorso totale, diviso quanto tempo ci ho impiegato. 20 minuti più 10 minuti fa mezz'ora, più mezz'ora un'ora, 2, 3, 3 ore. Per gli amici 66,6 km orari. Non devo fare la media delle velocità, perché c'è un caso in cui è vero che la velocità media è la media delle velocità, ma solo nel caso in cui le diverse velocità siano calcolate per tratti temporali della stessa durata. Qui non è vero. Ho mezz'ora, 20 minuti, un'ora, 10 minuti. I diversi tratti non sono identici. Quindi, velocità media, tutto il percorso diviso tutto il tempo. Tra l'altro così è anche più facile, secondo me. Domande? Esercizio numero 8.
Numero 8 dice, la velocità della luce nel vuoto, C, la velocità della luce nel vuoto prende il simbolo speciale C, ok? Piuttosto che V. C viene dal latino, celeritas. È 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Quanto è lungo un anno luce? Cioè quanta distanza percorre la luce nel tempo di un anno. Un anno è 365 giorni per, in un giorno ci sono 24 ore, in ogni ora 3600 secondi. Mi serve trasformare l'anno in secondi perché qui la velocità è data in metri al secondo, quindi devo avere la stessa misura temporale. Ok? Quindi un anno luce è uguale a C per la durata di un anno in secondi, quindi 3 per 10 alla 8 metri al secondo per 365 per 24 per 3600 secondi. I secondi, secondi a denominatore, secondi a numeratore si semplificano e la risposta viene in metri, guai se non fosse così, e il totale viene circa 9.4 10 alla 15 metri. Per essere esatti 9.46. Quello è un anno luce. Ok? Esercizio numero 9. Posso andare avanti? Un momento, posso lasciare qua. Per esempio la distanza tra la Terra e il Sole è di 8 minuti luce. Vado avanti? Okay. Esercizio numero 9. Due amici decidono di fare una gara di corsa. Il più veloce dei due, amici A e B, A che è il più veloce, viaggia a 15 km orari. Riesce a correre a quella velocità. Decide di aiutare il suo amico dandogli un vantaggio di 200 metri. Cioè il vantaggio di B. Questo significa che A parte più avanti o più indietro rispetto a B? Più indietro. Di quanto? Di 200 metri, però all'istante iniziale, quando il giudice di gara spara dal via, ok? Dopodiché, qui abbiamo che VB è minore di VA, VA è più veloce. Dopodiché il testo ci dice, l'amico veloce, cioè A, raggiunge B dopo 3 minuti. Qual è la velocità del più lento? Qual è la velocità di B? Quindi, quando T, diciamo, segna il tempo dell'incontro, TI vale 3 minuti, cioè 180 secondi, allora la posizione di A è identica a quella di B, perché A raggiunge B. Quanto vale VB? Di A sappiamo tutto, sappiamo qual è la legge oraria, perché sappiamo da dove parte quanto e quanto è veloce. Vi ricordo che se facciamo partire il nostro cronometro a 0 secondi, allora T0 è 0, e la legge oraria possiamo scriverla come funzione iniziale più VT. Nel caso di A
la funzione di A vale coordinate iniziali di A più la velocità di A per il tempo trascorso. In questo caso t0 è 0. Ma A parte dall'inizio del nostro sistema. Se questa è il tragitto, qui c'è la coordinata 0, qui c'è il traguardo. A parte da questa posizione, mentre B parte più avanti, a più 200 metri. Perché A gli dà un vantaggio di 200 metri. La legge di orario di A quindi è x0a vale 0, questa è 0, questa vale 15 km orari e t, il tempo di quando si incontrano, è 3 minuti. Quindi con la legge oraria di A, di cui so tutto, ripeto, posso trovare non solo quando si incontrano ma anche dove. È sufficiente moltiplicare 15 km orari per 3 minuti. Quindi la coordinata di A quando si incontrano a TI, cioè dopo 3 minuti, vale 15 km orari per 3 minuti. Ora, a meno che io non trasformi i minuti in ore o le ore in minuti, questo calcolo non lo posso fare, ok? Perché altrimenti non semplifico questo, d'accordo? Meglio trasformare tutto in metri al secondo. 15 km orari sono, come li trasformo in metri al secondo? Nessuno si ricorda come si trasformano chilometri orari in metri al secondo. Diviso 3.6, viene 4,16 periodico metri al secondo per i 3 minuti, sono 180 secondi. Come preferisci, 3 sessantesimi di ora, non c'è problema, e viene 750 metri. Si incontrano a 750 metri dalla partenza, ok? Tutto chiaro? Sì, a parte la seconda x, sono scritto O, no, 0, 0A. Questo è 0 perché A parte dall'origine. Ma non ho capito cosa è scritto sotto, alla freccia. 0. Questa grandezza vale 0 perché A parte dall'origine. Ok? Sapendo dove si incontrano abbiamo tutto quello che ci serve per calcolare la velocità di B. Perché? Posso girare pagina? La legge oraria di B ha VB come incognita, ma io so che dopo 3 minuti anche B si trova nella posizione di A, cioè T significa il tempo in cui si incontrano, i famosi 3 minuti. Quindi sta per tempo del comaro. Quindi qui in questa equazione l'unica incognita è B, perché il posto dove si incontrano è 750 metri, questo è 750 metri, la coordinata iniziale è 200 metri e tipo D è 180 secondi, l'unica incognita è B. Di conseguenza risolvo per VB e trovo che è uguale a la coordinata di B all'incontro meno quella iniziale diviso il tempo impiegato per incontrarsi. 750 meno 200 fa, buonanotte, 750 meno 200, 550 metri diviso 180 secondi per gli amici. Periodico metri a secondo, oppure se preferite 11 km orari.
perso qualcosa per strada, mi dico che ripeti tutto. Ok, tutto chiaro? Ultimo esercizio. Per l'ultimo esercizio mi servirebbe, vediamo se riesco a trovarlo. Il grafico che avevamo. Vedete tutti? Queste due rete, quella blu e quella rossa, peccato che la fotocopia è in bianco e nero, rappresentano due leggi orarie di due oggetti, A in rosso e B in blu. Prima domanda, qual è, prima e seconda domanda, quali sono le velocità di A e di B? Allora, se voglio trovare la velocità, ok, e ho la legge oraria, il grafico, è la stessa cosa che in geometria analitica dover calcolare il coefficiente angolare di una retta avendo la retta. Mi bastano due punti. Uno, per esempio, per A, uno potrebbe essere l'inizio. Se t è 0, la posizione è 50 metri. Quindi, per un momento A o B. Per A a 0 minuti ho 50 km. 0 minuti 50 km. Dopo un altro punto comodo per A, voglio dire, è per esempio 90. A 90 minuti la posizione è 200 km. Ok, cerco un punto facile da leggere. 90 minuti, 200 km. Ok, quindi la velocità di A, che è costante perché la sua legge oraria è una retta, è data da lo spostamento, il delta x, quindi 200 meno 50 km, fratto 90 meno 0 minuti. Quindi 150 km fratto 90 minuti sono un'ora e mezza, quindi 3 mezzi di ora. 150 diviso un'ora e mezza, morale della favola, 100 km orari. A viaggia a 100 km orari. Ok? Per B il discorso è analogo. Prendo sempre il punto di partenza, a 0 minuti ho stavolta invece 100 km. E poi anche qui uso i 90, perché anche B passa per 90. Quindi a 90 minuti 200 km. In questo caso la velocità di B vale 200 meno 100 km fratto 90 minuti meno 0 minuti. Quindi ho 100 km in 1.5 ore e viene, mi sembra, 66.6 periodico km orario. Fatemi controllare.
Velocità di A e di B. Ok. Domanda numero 3. Vediamo se me la ricordo. A quale distanza dall'origine si incontrano i due veicoli? Beh, niente di più facile che guardare la figura. Questa è già una marea di informazioni. Quando è che le due posizioni sono identiche? A 200 km. Domanda C. La posizione di A è identica a quella di B a 200 km. Poi, dopo quanto tempo si incontrano rispetto all'istanza iniziale? Beh, hanno la stessa posizione dopo 90 minuti. Quindi B x con A al tempo dell'incontro è uguale a x con B al tempo dell'incontro se x con I è 90 minuti. Oppure se preferite 3 mezze ore. Ok. Ultima. No, ce n'è ancora una. A quale distanza separa A da B dopo 45 minuti? Qui, 45 minuti, la lettura non è proprio facilissima. Ok? Meglio fare i calcoli. Ok? Quindi B, quant'è A B? Quando T segna 45 minuti. Ora dal grafico invece posso sì leggere il fatto che A 45 minuti A precede B o B precede A? Qual è chi ha coordinata maggiore? B precede A. Quindi la distanza AB sarà data dalla coordinata più grande, quella di B, meno la coordinata di A. Per sapere che distanza c'è dall'uno all'altro, faccio dove sta B, quello più avanti, meno dove sta quello più dietro. Ok, nel percorso c'è lo zero, qui c'è A e qui c'è B. Questa distanza è la x di B meno la x di A, perché B è più avanti. Ma per calcolare questa distanza mi serve le leggi orarie di A e di B. Devo sapere dove sta l'uno e dove sta l'altro ad ogni tempo, in particolare a T45. Ma queste le conosco già, perché la posizione di A vale posizione iniziale di A più la velocità di A per T. Quella di B vale posizione iniziale di B più la velocità di B per T. Faccio la differenza, metto T uguale a 45 minuti e ho la mia risposta. Quindi AB vale x di B meno x di A, che è x0b più bb t meno x0a meno ba t. Questo meno cambia segno a tutto xa, quindi ottengo, posso riordinare volendo, x0b meno x0a più bb meno ba per t. Ora x0b vale 100 km, x0a 50, quindi la differenza tra le due posizioni iniziali è di 100 meno 50 fa 50 km, ok? Poi ho la differenza delle velocità, 100 km orari meno 66,6
chilometri orari per tre quarti d'ora e ottengo allora fatemi fare la differenza di velocità, quindi 100 km orari, anzi scusatemi, B è quella che va più lento, quindi VB è 66.6 quindi 200 Hz meno 100 per 3 quarti d'ora, 3 diviso 4 meno 25 km, 50 meno 25, 25 km. Dopo 45 minuti distano l'uno dall'altro 25 km. Questa, se guardiamo il grafico, se guardiamo il grafico a 45 minuti questa distanza è circa la metà di questa. Però è bene non fidarsi dell'impressione. Un conto è se il punto è ben definito come questo, questo eccetera. Qui dove posso avere qualche dubbio è meglio fare i calcoli. Prego. Può tornare alla diapositiva in cui c'è la scritta 10B. È quella là sopra, con il... No, quella là sopra, proprio. Posso sentire quella là sopra? Quella lì, esattamente. No, quella lì sopra, sopra, sopra. Eccola. Grazie. Please. Fine. Tutto qui. Ci sono domande? Se non ci sono domande, raccogliamo i compiti e ci fermiamo qua. E dopo discutiamo, prego.